Cari amici e cari telespettatori, benvenuti nell'altra voce. Ricorderete, se avete seguito la trasmissione precedente, che stiamo trattando una nuova serie, una serie eh, su quella che è sempre la Bibbia per tutti, anzi l'abbiamo chiamata la Bibbia senza segreti, in quanto ci stiamo occupando di quelle che possono essere considerate le curiosità della Bibbia. Curiosità detto fra virgolette ovviamente. Abbiamo trattato già, abbiamo ampiamente parlato la volta scorsa, sul primo capitolo della Genesi. In questa occasione parleremo sul secondo capitolo, ma voglio prima presentarvi i servitori qui eh, riuniti per questa trasmissione. Sulla mia sinistra c'è il pastore Paolo Malerba, il pastore Antonio Romeo e abbiamo il nostro pastore svizzero e italiano e Daniele Bachmann. Detto questo vorrei passare a leggervi una, una decina di versi che troviamo appunto nel secondo capitolo della Genesi, leggeremo dal verso primo al verso 8. Così furono terminati i cieli e la terra e tutto il loro esercito, pertanto il settimo giorno Dio terminò l'opera che aveva fatto e nel settimo giorno si riposò da tutta l'opera che aveva fatto. E Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creato e fatto. Queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati, nel giorno che l'Eterno Dio fece la terra e i cieli. Non vi era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna e nessun'erba della campagna era ancora spuntata, perché l'Eterno Dio non aveva fatto piovere sulla terra. E non vi era l'uomo che coltivasse il suolo, ma dalla terra saliva un vapore che irrigava tutta la superficie del suolo. Allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere e dalla terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi l'Eterno Dio piantò un giardino in Eden, ad Oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. E così possiamo alla prima domanda per il pastore Paolo Malerba. Come possiamo spiegare la creazione in sei giorni? No, faccio una premessa, prima di tutto non voglio presumermi di poter dare una esatta spiegazione per quanto riguarda eh, come sono fatti questi sei giorni, se sono veramente di 24 ore o di epoche. Tuttavia posso certamente fare delle considerazioni che vengono dalla parola di Dio. È possibile comunque che questi eh, sei giorni soprattutto non siano dei giorni fatti di 24 ore. È possibile perché poiché noi, eh, stando su questo pianeta Terra, misuriamo il tempo intorno al fatto che la Terra gira intorno al Sole, è vero, e impiega in questo, in questo, in questo giro. 24 su se stessa 24 ore è chiaro che prima ancora che Dio creasse il sole creasse la luna parla di giorni quindi possiamo supporre che si tratta di giorni che sono secondo il tempo di Dio quando Dio dice e fu mattina e poi fu sera Possiamo supporre, parlo di supposizione, non parlo di certezza, non mi presumo assolutamente di affermare una cosa eh, simile, però è possibile che Dio parli di un inizio, come può iniziare un giorno e poi concludersi con la sera, in, in, un inizio di un'opera che egli compie in quell'ambito. Facendo riferimento ehm, alla parola di Dio intorno ai tempi di Dio, ai, ai giorni di Dio. E Dice l'Apostolo Pietro, come anche dirà un Salmo, eh, ma soprattutto l'Apostolo Pietro dice, precisa, desidera che i fedeli, i credenti, dice, non dimentichino una cosa. Ora carissimi, dice nella terza epistola, nella seconda epistola sua, al terzo capitolo, al verso 8, dice ora carissimi non dimenticate quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno. Ora, non che da questo verso possiamo dire che un giorno eh, della creazione eh, abbia avuto un tempo di mille anni, però possiamo ben considerare che per il Dio il tempo è tutto diverso da quello che noi conosciamo. Quindi supponiamo che quei giorni possano essere, state, eh, possono essere stati delle epoche. Allora, chiaramente siamo nelle supposizioni. E continuiamo in questo genere, non si potrebbe fare differentemente in ogni caso, ognuno è padrone, è libero di dare, di attribuire un significato, eh, abbiamo sentito il pastore Paolo Malerba, confermava tutte e due le ipotesi, perché potrebbero essere l'una, potrebbe essere l'altra, un giorno sapremo esattamente come sono andate le cose, che ne dite, siete d'accordo? Certo. Allora, vorrei rivolgere invece al pastore Antonio Romeo, se ci leggi un'altra volta il verso 7. Del secondo capitolo della Genesi, per poi riferirci intorno a quello che è l'uomo, la specialità possiamo dire della creazione di Dio. Allora, allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Ci poniamo una domanda: perché l'uomo è la specialità della creazione? Non potevano essere i pesci, gli animali e gli alberi. La peculiarità dell'uomo è contenuta nel verso 26 del primo capitolo, quando Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Non ha detto facciamo i pesci o la natura, ma facciamo l'uomo, ecco il capolavoro uh, di Dio, l'uomo. È proprio in questa caratteristica che è fatto all'immagine di Dio. Oltre ad essere composto da corpo e anima, ha lo spirito. È questo soffio che abbiamo letto nel verso 7, che Dio gli soffiò nelle narici un alito di vita e l'uomo divenne un'anima vivente, è proprio quella parte di Dio che ha l'uomo dentro di sé. Dunque, perché Dio è spirito, la componente particolare di Dio è che Lui è spirito. E nel soffiare questo spirito, questo alito vivente nel, nell'uomo, nella creatura, egli vuole rappresentare che ecco, attraverso l'uomo la sua invisibilità la vuole rendere visibile attraverso il carattere dell'uomo, perché doveva rispecchiare il carattere morale, la personalità di Dio e anche la giustizia di Dio, che sono gli attributi. Consideriamo soltanto alcuni elementi che costituiscono la caratteristica dell'immagine divina nell'uomo. La parentela con Dio, l'uomo appartiene a Dio. Dio è il creatore, lui l'ha creato. E il teologo Agostino dice l'uomo è stato creato per Dio. Dunque Dio ha creato l'uomo per avere un rapporto, una relazione speciale con l'uomo. Dunque Dio l'ha creato per se stesso l'uomo. E questo rende un regame di parentela. L'uomo appartiene a Dio. L'uomo con la sua intelligenza riesce a stabilire il carattere morale di Dio nella conoscenza delle cose. Nessun altro animale riesce a comporre musica, canti, eh, poesia, suonare gli strumenti. L'uomo sì, perché è intelligente se ha l'intelligenza. C'ha la ragione per pensare, per creare. La signoria di Dio rispecchia l'uomo, perché Dio gli dà il dominio su tutte le cose. E Dio è colui che domina su tutte le cose, ma trasferisce questa realtà, questa potenza anche all'uomo nel creare gli animali, poi gli dà questo dominio: tu dominerai sugli animali e su tutte le cose. Dunque rappresenta questa signoria di Dio e poi anche l'immortalità. Perché l'uomo fu creato immortale, ma poi perse questo pregio, privilegio, a causa della caduta del peccato. Dunque, questi sono soltanto alcuni aspetti, caratteristiche, cui rendono l'uomo l'oggetto speciale della creazione di Dio. Daniele, per piacere, se ci rileggi i versi, sempre da capitolo 2, i versi che vanno da 8 a 10. Vorremmo poi che ti soffermassi proprio su questo che è l'Eden, il giardino o il paradiso terrestre, mito, sogno di molti uomini. E poi vediamo cosa puoi dirci a proposito. Poi l'Eterno Dio piantò un giardino in Eden, ad oriente vi pose l'uomo che aveva formato. L'Eterno Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi e i cui frutti erano buoni da mangiare. In mezzo al giardino vi erano anche l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Quel giardino Eden, certamente la Bibbia ci fa capire che c'era non soltanto una bellezza di tanti alberi, di tanti, eh, tanti frutti, eh, di una natura splendida, ma in quel giardino che Dio ha creato c'era soprattutto l'armonia, c'era la pace, c'era l'armonia la, con Dio e anche tra gli uomini. Quando poi l'uomo fu cacciato dal paradiso, questa pace... Questa armonia si perse subito, iniziavano le prime guerre. Allora questo paradiso di Dio è un'espressione dell'armonia con il nostro Creatore e poi anche avere tutte le altre cose. Purtroppo l'uomo ha perso questo paradiso, come dice chiaramente la Bibbia, tramite il peccato. Nonostante questo vediamo che l'uomo, l'umanità, un po' che in tutte le religioni si cerca, eh, si parla di un giardino, si parla di un paradiso, si cerca ancora di trovare eh, questa, questa pace, questo giardino. Ma noi siamo convinti che senza Dio non si, possono, non si può trovare, ritrovare Eden. Ancora oggi troviamo degli alberghi, dei, dei ristoranti con questo nome Eden che vuole indicare pace, che vuole indicare forse gioia, che vuole indicare riposo e quel riposo che l'uomo purtroppo cerca invano. Mi ricordo 20-30 anni fa molti erano entusiasti che forse nel nostro mondo si potrebbe raggiungere con la, con la scienza tanta pace, tante cose che purtroppo oggi penso un po' tutti quanti sono delusi di ritrovare quest'Eden, questo giardino, questa pace che il cuore dell'uomo desidera. Solo Dio può ridarci il paradiso e noi dobbiamo seguire la parola di Dio, dobbiamo pentirci dei nostri peccati e Lui ci vuole dare il primo acconto di questo giardino che è la pace con Dio. E la seconda cosa, il Signore ci ha preparato un paradiso. Gesù dice, il vostro cuore non sia turbato in questo mondo, io vado a prepararvi un luogo affinché dove sono io siate anche voi. E tutti i veri credenti hanno questa speranza di ritrovare il paradiso e la pace, l'armonia, la gioia con tutti questi alberi della grandezza di Dio, del creato, della perfezione di Dio. Certamente qui si parlava di paradiso su questa terra, paradiso terrestre, come Eden eh, si intende questo. Vorrei leggere altri due versi prima di rivolgere la domanda al Pastore Antonio Romeo. In Genesi, sempre al capitolo 2, i versi 16 e 17. E l'Eterno Dio comandò l'uomo dicendo: mangia pure liberamente di ogni albero del giardino. Ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Ecco, questo potrebbe rappresentare una ulteriore curiosità in quello che è la Genesi, il, la creazione, il principio. Io vorrei rivolgere questa domanda, e la rivolgiamo al Pastore Antonio Romeo, di dirci qualcosa. Eh, che cosa, in che cosa consiste, secondo il tuo pensiero, eh, quest'albero della conoscenza del bene e del male? Qui entriamo un po' nel campo un po' più scientifico e teologico, ma noi vogliamo sempre eh, rapportarci in un modo più, molto semplice affinché i nostri telespettatori possano comprendere il linguaggio biblico. Bisogna fare prima di tutto una considerazione tecnica del tipo legale attraverso queste, questi versetti. E gli scienziati ci dicono che il libro della Genesi ci è pervenuto attraverso due tavolette, in cui una prima tavoletta, come noi possiamo confrontare nel capitolo 1, Dio si rivela con la parola che noi conosciamo comunemente, Dio, ma nella seconda tavoletta... Noi troviamo nel secondo capitolo che Dio è chiamato l'eterno Dio. Nel linguaggio eh, ebraico eh, Dio viene dal tetagramma eh, IHVH, comunemente Geova. E questo vuol significare la rivelazione di Dio che si presenta a un popolo e fa un patto col popolo. Ecco, una questione tecnica del tipo legale. E qui anche vuole significare questo patto che Dio fa con l'uomo. Gli concede tutto eh, il bene che ha creato nel giardino, eh, ma gli mette questa clausola. Dice mangia tutto e non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. Mangia tutto e l'ampiezza del... Concessione che Dio dà all'uomo, gli dà questa concessione un Dio che è sempre abbonda, che sempre dona tutte le sue ricchezze, tutti i suoi beni all'uomo per dimostrargli il suo affetto e il suo amore. E gli mette un piccolo divieto: non mangiare dell'albero perché morrai, dice. Dunque, mette il limite all'uomo a ricordarsi che dipende da lui, che l'uomo è l'uomo e Dio è Dio. Perché ci sia questa distinzione. Sappiamo purtroppo che l'uomo tentato vuole diventare come Dio, questo limite viene superato col peccato. Ma possiamo dire anche che Dio mette alla prova l'uomo attraverso queste clausole che gli pone e l'uomo non supera la prova. Certo, che dovremmo continuare, eh, dovremmo continuare. In curiosità che poi vanno sempre più approfondite, ringraziamo il pastore Antonio Romeo. Ma io credo che abbiamo davanti a noi ancora da proseguire questa trasmissione, leggendo ancora altri pochi versi su cui fonderanno eh, o si, for si formeranno delle domande a cui potranno rispondere eh, i servitori presenti. Ed è il capitolo 3 della Genesi: entriamo sempre più in quello che è eh, diciamo pure eh, la centralità della. Eh, della realtà umana, di quella uscita dall'Eden che poi eh, porterà a quello che è, è la nostra vita di oggi e le conseguenze che ne derivano. Leggiamo dal verso primo, capitolo 3. Ora il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto e disse alla donna a Dio veramente detto non mangiate di tutti gli alberi del giardino e la donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Allora il serpente disse alla donna, voi non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare. Che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed e la presa del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi: così cucirono delle foglie di fico e fecero delle cinture per coprirsi. Ho voluto leggere tutto il brano perché. In particolare vorrei rivolgere una domanda al pastore Daniele Bachmann, eh, riprendendo il versetto 3 di questo capitolo, dove questo serpente che parla, che corrompe, che porta l'uomo alla disubbidienza. Qual è il senso di questi avvenimenti, Daniele? Certamente ci stupisce che un serpente parla. Ma noi comprendiamo della Bibbia che lì c'era il diavolo, il demonio che eh, possedeva quest'animale e si serviva di questo quest animale per tentare la donna. La donna era, diciamo, sorpreso di questa tentazione, senz'altro, perché credeva sempre che Dio era buono e aveva tutta la ricchezza in questo giardino. Tutto il bene di Dio. E adesso viene questa tentazione, questo demonio che la tende in modo sottile. E difatti, mette in dubbio la parola di Dio. Potrebbe essere Dio aver mai detto che non devi mangiare degli alberi che stanno nel giardino, mette questa domanda davanti e la donna deve difendersi come volesse difendere Dio. Ma noi non dobbiamo difendere Dio, noi dobbiamo stare al posto nostro. Invece lei cercava di difendersi e così il diavolo arriva al suo fine, alla sua affermazione di contraddire chiaramente quello che Dio aveva dato, quello che Dio aveva ordinato a questi primi uomini. Di dire che voi non morrete affatto. Anzi, Dio sa che quando voi mangerete, voi diventerete come Dio e conoscerete il bene e il male. Quindi li portava all'orgoglio, portava questa donna alla curiosità di capire, chissà, cosa potremmo capire, cosa potremmo ancora afferrare se noi seguiamo. Questa, questo consiglio del diavolo di veramente mangiare dobbiamo dire che il maligno, il diavolo, era un esperto della comunicazione. Bugiardo, ma avete notato con quanta in questi versi, con quanta meticolosità egli usa degli strumenti della comunicazione che si usano oggi, quelli di infondere appunto il dubbio, la perplessità, la domanda che mira a levante per colpire a Ponente. Bene, eh, tornando ancora a quello che è l'albero della conoscenza del bene e del male, eh, vorremmo ancora che, anzi vorrei chiedere eh, la cortesia a Paolo se puoi rileggere il verso 7 del capitolo 3 della Genesi e poi dici un pochino a tua parola come è successo poi che eh, la condizione morale dell'uomo è stata determinante in rapporto alla conseguenza della conoscenza del male, quindi del peccato. Allora il verso 7 dice allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi, così cucirono delle foglie di fico e fecero, e fecero delle cinture per coprirsi. Bene, prima ancora di peccare, Adamo ed Eva, come abbiamo visto, erano nudi. Però erano così puri, così senza conoscenza del male, del bene, di, questa, di queste due eh, contrapposizioni, che eh, non si rendevano conto di essere nudi. Si resero conto di essere nudi quando peccarono. Quindi il peccato li rese eh, impuri, li rese eh, caduci e quindi scoprirono effettivamente che avevano perso qualche cosa di straordinario. Quello che poi hanno perso tutti gli uomini, la, la purezza, la santità, è entrata da quel momento la malizia negli uomini, la conoscenza appunto di questa contrapposizione fra bene e male e quindi il desiderio di fare una scelta, il bene o il male. A questo proposito ricordo qualcosa che dice l'Apostolo Paolo, in una delle sue epistole, in particolare l'epistola ai Romani, dove dice che lui scopre che pur desiderando di compiere il bene, di fare il bene, il bene che lui desidera fare non riesce a farlo, anzi il male che non vuole fare purtroppo egli fa. E non trova il modo di eh, uscire fuori da questa trappola, perché scopre comunque dentro di lui che vi è una radice di peccato, una legge che definisce legge di peccato. E dirà misero me uomo chi mi trarrà da questa situazione, da questo corpo di morte? Ma poi conclude: siano rese grazie a Dio per il Signore Gesù Cristo. Quindi è entrata nella umanità, nell'uomo la consapevolezza del bene e del male, e per questo motivo purtroppo l'uomo è più teso verso il male perché non ha la forza, non è coperto non ha il modo di poter uscire fuori da questa situazione. Ecco il motivo per cui l'umanità si trova in una condizione disastrosa, tragica, ecco il motivo per cui ci sono le malattie, il motivo per cui c'è la morte soprattutto, perché eh, l'uomo ha perso la sua innocenza, ha perso la sua purezza, ha perso quella natura divina che era iniziale e quindi è tentato più verso il male, anziché verso il bene. Si è ringraziati Dio che un giorno Dio ha provveduto, anzi aveva già provveduto prima nel suo piano, prima ancora di creare l'uomo, è scritto che Dio già aveva predestinato un popolo ad essere un popolo ricreato, rinnovato, santo e questo sarebbe stato un popolo che avrebbe accettato quello che Dio Avrebbe fatto un giorno, mandato Gesù Cristo, sarebbe stata la Chiesa, la Chiesa non denominazionale, ma la Chiesa composta da miliardi di persone che avrebbero creduto in Gesù Cristo. Questi credenti avrebbero trovato il modo per poter ottemperare la volontà di Dio, sarebbero stati ricoperti, non sarebbero più stati nudi perché avrebbero avuto coscienza veramente del bene in quanto il Dio sarebbe entrato nella loro vita attraverso la fede in Gesù, per mezzo dello Spirito Santo. Potrei eh, approfittare in questo momento e specificare una cosa, che la parola di Dio, la Bibbia ci dice che la natura dell'uomo è triplice, l'uomo non è fatto solo di materia, quando Dio ha creato l'uomo l'ha creato spirito, anima e corpo, ma quel... Aver peccato purtroppo ha denudato l'uomo di quella veste spirituale che appunto era lo spirito mediante il quale l'uomo aveva comunione con Dio, perché Dio è spirito, Gesù stesso dice che Dio è spirito e va adorato in spirito, e verità. Quindi l'investitura nuova per quanto riguarda l'opera che Dio ha compiuto nei confronti dell'uomo è lo spirito che Dio ha vivificato di nuovo in quelli che hanno creduto in Gesù Cristo. Per il momento le cose su questa terra vanno ancora così, le malattie continuano ad esserci, purtroppo la malvagità è imperversa ancora, c'è un appello che un giorno fa Gesù di venire a lui che è la luce, però dice pure che molti non verranno a lui perché ameranno continuare a vivere nella malvagità, a vivere nel, nel male. E non voler rinunziare quindi a questa malvagità, non voler rinunziare al peccato e quindi non verranno a Lui per non rinunziare a questo male. Ma grazie a Dio che ancora oggi c'è il messaggio dell'Evangelo, c'è il messaggio della buona novella, c'è il messaggio del perdono, c'è il messaggio di una nuova creazione che Dio vuole fare degli individui di buona volontà che credono in Gesù Cristo e poi alla fine con il ritorno di Gesù. Ci sarà un nuovo sistema di cose dove abiterà sempre di nuovo la giustizia e l'amore. Ringraziamo il Pastore Paolo. E a questo punto vogliamo, eh, voglio dirvi e darvi un nuovo appuntamento, appuntamento per la prossima trasmissione. Continueremo su questa serie La Bibbia senza segreti, parlando di curiosità. Abbiamo abbracciato abbiamo in queste due trasmissioni, questa e quella precedente quella che è la parte, possiamo dire, biologica, eh, della creazione biologica dell'uomo. Nelle prossime parleremo ancora più approfonditamente della parte spirituale. E a questo punto voglio semplicemente salutarvi e insieme a me il pastore Daniele Bachmann vi saluta, ancora Antonio Romeo e Paolo Valerba, Remo Cristallo, stessa emittente, stesso giorno, stessa ora. Dio vi benedica.